E proprio per il discorso che abbiamo incominciato, oggi con l'articolo di Star Bene, è importante il fatto che noi stiamo facendo una specie di dibattiti, una serie di dibattiti per quanto riguarda la stregoneria e il paganesimo politeista. Vediamo l'ultima telefonata, pronto? Pronto, volevo sapere se God Odin, Dio Odino delle vecchie mitologie germaniche, deve essere considerato monoteismo o parte del paganesimo? No, è una via di mezzo, comunque è sempre paganesimo. Volevo sapere da te, che sei molto ben informato, cosa rappresenta nella mitologia romana i dei Lari? I Lari rappresentano le voci che corrono sui fili, le informazioni. Va bene, dai. Ok, vabbè. Ciao. Ciao. Allora, i Lari sono i figli di Mercurio e Lara e sono le informazioni che corrono sui fili e vengono rappresentati all'interno dei crocicchi come posto nel quale arriva l'informazione e l'informazione parte. Bene, stacco un attimino i telefoni allora un po' per parlare per quanto riguarda un'altra cosa. Odino e tutto il resto fa tutto parte del paganesimo, anche se tutta la struttura di Odino, del Valhalla, in pratica della mitologia, diciamo che quel tipo di mitologia fu un ripiego della mitologia nordica per tentare di fermare i cristiani. Più o meno siamo agli stessi livelli, grosso modo, del neoplatonismo, più o meno. Va bene, allora, parlando da questo, è la serie di incontri che stiamo facendo a Marostica e che parlano del crogiolo dello stregone, cioè la via occidentale alla conoscenza. Questa via occidentale alla conoscenza che stiamo mettendo a punto, e vi ricordo che su internet trovate il primo crogiolo dello stregone che ho fatto qui per Radio Gamma, e lo trovate tutto, e trovate anche accenni di quello che è il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo, che ho fatto sempre qui a Radio Gamma, però su internet trovate solo degli accenni, cioè solo dei passi. Trovate sempre su internet tutto il crogiolo del mare nel nuovo sito su Geocites che ho aperto, lo trovate tutto, come avviene la distruzione dell'uomo. In pratica sono gli stessi elementi del crogiolo dello stregone, vedendo come il cristianesimo agisce per distruggere l'emotività delle persone. Però quello che stiamo facendo nei dibattiti marosticensi è un ulteriore passo avanti. Cioè, cosa vuol dire, cosa è un passo avanti? Siccome noi comunichiamo con gli uomini attraverso la ragione e comunichiamo con le persone attraverso la logica, mi non posso andare fuori di testa, cioè presentare delle cose che siano assurde. Allora cosa faccio? Presento delle cose che progressivamente portano dalla ragione, cioè dalla quella che è la logica quotidiana, cercando di ampliare anche la logica quotidiana, alla pratica di magia e di stregoneria, e anche a capire che cos'è la pratica di magia e di stregoneria. Bene, gli elementi sono sempre gli stessi, cioè quelli che trovate su internet e che avete sentito anche qui per Radio Gamma, però nei dibattiti viene spinto notevolmente in avanti quello che è il concetto magico, la rappresentazione magica dell'uomo mentre pratica questi elementi. Nei dibattiti, vi ho detto prima, parlando appunto dell'articolo di Star Bene, che a una domanda come questa: il Signore ha detto di non dividere ciò che Lui ha unificato, e chi sono io per prendere alla leggera il suo volere? A questa domanda un pagano politeista, un apprendista stregone avrebbe risposto: io sono un Dio. E quando un apprendista stregone, un pagano politeista dice io sono un Dio, non ha niente, ripeto, a che vedere con quando un cristiano dice mi sono un Dio. Cioè la significazione, ciò che significa il fatto di fare quella affermazione è inversa. Cioè mentre un cristiano, quando dice io sono un Dio, si crede padrone del mondo, perché il suo Dio è il padrone del mondo,
quando un pagano politeista, un apprendista stregone dice io sono un Dio, significa che sta lavorando per costruire se stesso nella vita di tutti i giorni e riconosce di muoversi in un mondo che riconosce se stesso come insieme di dei che tentano di marciare per costruire se stessi. Per cui la visione, anche se le parole sono uguali, la visione è completamente opposta e da non confondere. Bene, il primo dibattito che facemmo ci serviva per stabilire questo. Tu fai una domanda, credo che la domanda l'abbiano fatto in come si chiamava quel film che non mi ricordo, I cacciatori di fantasmi, Ghostbusters, no? Un film che andava in voga 10 anni fa. Alla domanda del fantasma che arrivava dallo spazio diceva sei tu un dio? E mentre l'amico furbo diceva sì, digli di sì, gli ha detto no, e allora l'ha quasi ammazzato. In realtà a una domanda del genere, sei tu un dio? Un pagano politeista, un apprendista stregone dice sì, io sono un dio. Ricordatelo sempre, e significa ciò che il pagano politeista e l'apprendista stregone indicano come significazione. E il primo dibattito, le determinazioni hanno sancito questo, sono date a stabilire, a identificare, a spiegare questo. Dopo il dibattito, tutte le persone che hanno partecipato al dibattito hanno compreso che in fondo anche loro erano degli dèi e hanno capito che dovevano prendersi nelle proprie mani la responsabilità della loro vita. Il secondo dibattito fu a proposito della volontà. La volontà fu un dibattito che mi ha lasciato un po' con la bocca amara. Perché? Perché tentavo di spiegare come il mondo in cui viviamo non fosse una staticità descritta dalla ragione, ma fosse un insieme di azioni, cioè il mondo si rappresentava attraverso le azioni e l'insieme delle azioni andavano a descrivere, a sorreggere il mondo in maniera diversa, che non era una descrizione ma era una manifestazione del mondo, cioè il mondo come volontà, il mondo come universalità di volontà, come manifestazione di tutti gli enti del mondo che all'interno del mondo dicevano io esisto, io sono, e la nostra ragione che all'interno di tutto questo ritaglia una piccola isola, quella che Castaneda chiamava l'isola del Tonal. Questa piccola isola all'interno di un immenso infinito che ci circonda. Voi pensatevi a quanto l'astronomia ha misurato la più lontana delle galassie, ebbene la più lontana delle galassie, ogni stella è un dio, su ogni stella ci sono pianeti, ogni pianeta è un dio, cioè attorno a ogni stella sono pianeti, ogni pianeta è un dio, sopra alcuni di questi pianeti ci sono delle nature e molti dei componenti di questa natura, quasi tutti quelli che crescono e si espandono, sono degli dèi. Pensate un po', solo il nostro conosciuto a livello di razionale, a livello di misurabile, lo possiamo tranquillamente chiamare come infinito. Poi siamo passati al terzo dibattito. Il terzo dibattito abbiamo parlato della necessità di sospendere il dialogo interno. Il dialogo interno come manifestazione ossessiva della ragione che elenca, misura, mette insieme gli elementi, il verbo, la parola, l'essere umano che è l'unico essere della natura che parla anche quando pensa, se ne stesse un poco zitto e cominciasse a far precedere l'azione alla sua descrizione, a vivere nel cuore del mondo. Poi abbiamo proceduto a tre dibattiti che andavano a mettere insieme tre tecniche con cui noi potevamo sviluppare noi stessi per ciò che siamo, e della meditazione, la contemplazione e le correnti vegetative. In queste tre tecniche noi cessavamo di essere passivi davanti al mondo e cominciavamo
a usare i fenomeni che ci arrivavano dal mondo, la meditazione per espandere la ragione, la contemplazione per riconoscere gli dèi negli oggetti del mondo, ascoltare le correnti vegetative per sentire ciò che è dentro di noi, il nostro insieme, i nostri organi, le nostre tensioni, le nostre passioni, le nostre correnti che si espandono. E espandevamo l'individuo dentro noi stessi e in relazione col mondo. E questo fu il quinto, il sesto e il settimo dibattito. Poi passammo all'ottavo dibattito, che fu palpare il mondo. L'essere umano ha le mani, l'essere umano manipola la materia, l'essere umano trasforma il mondo, e anziché farlo come assoluta passività, lo si fa con assoluto intento, assoluta volontà, assoluta passione, assoluta manifestazione delle nostre emozioni. Palpare il mondo diventa un modo per consentire al mondo di palparci e di trasformarci. Noi, dei, in un mondo formato da dei. Poi, l'ultimo dibattito che abbiamo fatto fu il chiamare le cose col loro vero nome. Chiamare le cose col loro vero nome ci permetteva di non farci ingannare o di farci ingannare non nelle cose importanti oppure il meno possibile, riuscendo ad intuire che ogni fenomeno che noi percepivamo in realtà è manifestazione di un insieme dal quale viene generato. Pertanto, anche qui si comincia a capire come opera uno stregone non manifesta un fenomeno, ma agisce per costruire un insieme che quel fenomeno fa manifestare. Uno stregone agisce per strategia, mai per violenza, mai per imposizione. Costruisce le condizioni che permettono a un fenomeno di esprimersi. Lo abbiamo detto quando abbiamo trattato Teogonia e Geodea, questo modo di essere è rappresentato da Zeus. Per la prima volta nella storia, da quando Gaia e Urano stellato fanno nascere i titani, Zeus è l'unico dio che trasforma se stesso e non impone le cose, ma fa germinare le cose. E Zeus, per trasformare se stesso, in Esiodo, fagocita Meti. Meti è un tipo, una tipologia particolare di intelligenza, è il nous, è la capacità di costruire, di trasformare, di agire per un intento, di agire per un fine, di trasformare l'esistente. Prima di Zeus nessun dio, nessun titano si era trasformato in uno stregone. Zeus in pratica si trasforma in uno stregone, o se vogliamo l'attività di uno stregone è simile all'attività di Zeus. E questo ci ha portato a capire i primi 9 aspetti che l'uomo ha all'interno dell'essere natura. L'uomo ha a prescindere della sua vita nel mondo sociale umano. Prima che l'essere umano fosse un essere sociale, era un essere della natura. Ma era un essere della natura anche quando era un piccolo verme, un piccolo moscerino nel brodo primordiale. Anche allora era un essere della natura. Però perché non mettiamo l'accento su quello? Perché quando eravamo in quelle condizioni, quelle prerogative che avevamo allora, oggi si sono trasformate nell'uomo sapiens, nell'uomo eretto, cioè l'uomo come noi oggi lo conosciamo. Allora noi non andiamo a ripescare tutto il passato per ciò che il passato era nelle relazioni in cui il passato si esprimeva, ma consideriamo l'uomo nell'ultima fase. E questa considerazione dell'uomo nell'ultima fase, esistono anche delle deviazioni all'interno del paganesimo, ormai tutti conoscono, insomma. Però ci interessa l'uomo di adesso, l'uomo di oggi. E l'uomo di oggi, all'interno dell'essere natura,
conclude il discorso attraverso l'arte dell'agguato. Si vive per agguati, si subiscono agguati, si fanno agguati, perché nel paganesimo politeista l'essenza della vita è del vivere per sfida. Si vive per sfida perché si è nati per sfida e si muore sfidando la morte. Ricordate, un pagano politeista muore sfidando la morte, perché quando è il momento di morire, un pagano politeista, un apprendista stregone, lanciano l'ultima sfida della loro esistenza, ed è la trasformazione della coscienza dall'essere fisico all'essere di energia che hanno costruito nel corso della loro vita. Per questo la sottomissione, la dipendenza dal paganesimo sono viste come orrore, perché portano a distruggere la capacità dell'uomo di trasformarsi nell'infinito. Per questo non cesseremo mai di accusare il pazzo di Nazareth, il macellaio di Sodoma e Gomorra e tutti i loro adoratori di infamità nei confronti dell'umanità. Bene, l'arte dell'agguato porterà avanti due dibattiti, in cui il primo dibattito parleremo degli elementi dell'arte. Ricordo che nell'arte dell'agguato potete vedere su internet anche come lettura di Atena, cioè quanto Zeus partorisce attraverso il fagocitare Meti, partorisce Atena, e Atena altro non è che l'arte dell'agguato, l'arte dell'agguato che Zeus dona agli esseri umani. E su internet trovate anche questo. L'ho messa, credo, su Federazione Pagana, credo, di averla messa. E l'arte dell'agguato che voi trovate però su internet appartiene ancora alla ragione e non è ancora completamente dentro la magia. Questa invece vi porta più vicini alla magia, più vicini alla stregoneria, cioè più vicino all'intuito, al percepito, a ciò che non è materiale, ciò che appartiene al nostro sentire, al nostro respirare il mondo, conoscere le proprie possibilità, conoscere l'oggettività in cui si opera, conoscere l'intento per cui si agisce, consapevolezza del coincidere del bisogno, del nostro bisogno interno con l'intento, individuazione dell'obiettivo del proprio intento, osservazione dell'oggetto d'agguato, nascondere se stessi le proprie intenzioni all'oggetto quando si viene trovati, diventare parte indistinta dell'oggettività, sottrarsi, pazienza ed aspettare. Queste qua prendono una valenza diversa, abbastanza diversa, fra quello che è la manifestazione nella magia dalla manifestazione nella ragione. E sono due cose diverse. Diverse, sono uguali e diverse allo stesso tempo. Poi faremo un secondo dibattito, sempre per l'arte dell'agguato, che avrà come tema il passaggio dalla ragione all'intuizione, cioè in pratica l'arte dell'agguato non è che noi la facciamo al mondo, ma è il mondo che ci fa un'operazione d'agguato a noi e noi a nostra volta che facciamo azioni d'agguato. E qua c'è il passaggio dalla ragione all'intuizione. Fatti questi, chiudiamo il discorso dell'essere, la vita nel mondo dell'essere natura. Dopodiché affrontiamo la vita nel mondo sociale, perché siamo esseri sociali. E allora parleremo di toglierci dal centro del mondo, parleremo di scetticismo, parleremo del giudizio di necessità, parleremo del chiederci il perché delle cose e concluderemo questo piccolo ciclo con la follia controllata. E vedremo come la follia controllata è un'arte che può usare soltanto l'apprendista stregone, il pagano politeista, per affrontare il mondo. Gli altri possono solo imbrogliare. Finito questo ciclo, faremo l'ultimo ciclo, parleremo degli ultimi quattro elementi. In realtà sarebbe la vita nei mondi della percezione, però la vita nei mondi della percezione non ci possiamo parlare. Non ci possiamo parlare perché appartiene ad ogni singolo individuo, ad ogni soggetto.
e proprio perché appartengono ad ogni singolo individuo e ad ogni soggetto, possiamo parlare solo degli elementi fondamentali che noi dobbiamo considerare nei mondi della percezione, ma non possiamo parlare dei mondi della percezione in se stessi, perché questi sono vissuti soggettivamente dalla singola persona. E allora parleremo della necessità di sospendere il giudizio per non farci imbrogliare, parleremo dell'uso dell'attenzione, parleremo dell'intento, parleremo del sognare. Però della sospensione del giudizio, dell'attenzione e dell'intento abbiamo già parlato in tutti gli altri aspetti, perché ricordatevi che tutti quanti questi 19 elementi concorrono all'interno di ogni singolo dei 19. Questo è il crogiolo dello stregone. È una persona che riesce a prendersi nelle proprie mani la responsabilità della sua vita o parte di essa, è in grado di riconoscere alcune cose che non vanno, altre cose che vanno, e sapere dove devono andare. E anche se non riesce a farlo, ha la consapevolezza della necessità di farlo. Cosa significa questo? Io capisco che quel problema non sono in grado di risolverlo. Perché? Perché non ho gli strumenti per risolverlo. Però capisco che quel problema deve andare risolto. Allora, a quel punto, qual è il mio obiettivo? Non è quello di risolvere il problema, perché non ho gli strumenti, ma è quello di risolvere un altro problema, procurarmi gli strumenti per risolverlo. E questo ti permette di fare la stregoneria. Ciò che non ti permette di fare nessun'altra struttura educazionale cattolica. Va bene. Adesso che vi ho spiegato che cos'è sono i nostri dibattiti, vediamo un attimo. Pronto? Gesù non ha stuprato. Oh, i provocatori sono sempre pronti a venire a rompere i coglioni per giustificare il ragazzino nudo che stava con quel boia. Bene, sono sempre pronti a rompere i coglioni. Adesso, visto che sono pronti a rompere i coglioni e che vogliono tanto rompere i coglioni, io vi do 2 minuti di musica. Pronto? Ancora? Vi do 2 minuti di musica e vado a prendermi l'articolo di oggi della Repubblica e vi leggo l'articolo di oggi su Repubblica. 2 minuti di musica, datemi soltanto il tempo. Sì? Allora, vediamo un attimino, i rompicoglioni sono sempre pronti a telefonare, questo mi autorizza a rompere i coglioni a Wojtyla gratuitamente, vero o no Nessa? 11 miliardi allo stupro di un prete, sì, ancora rompere i coglioni! Ma dove è scritto? E questo è uno stronzo. Al momento dell'arresto nel Vangelo di Marco, il Gesù di Nazareth è stato sorpreso mentre si stava facendo il ragazzino. È chiaro questo? Oh, vediamo un attimino. Dopodiché prendiamo tutte le leggende messe in giro. Allora, siccome questo è un provocatore che è già stato denunciato e sta aspettando qualche altra denuncia, vabbè. Allora, proviamo un attimino a vedere. La Repubblica, giovedì 23 agosto 2001, 11 miliardi allo stuprato da un prete, la Chiesa Cattolica Americana ha pagato 5,2 milioni di dollari, quasi 11 miliardi di lire, a un uomo che aveva denunciato molestie sessuali subite nel 1979 quando era bambino ad opera di un prete della contea di Orange in California. Secondo esperti legali, questa sarebbe la cifra più alta mai pagata dalla Chiesa a titolo di risarcimento per reati di questo tipo. James Gray, il giudice che ha avallato il risultato del patteggiamento, ha anche ordinato alla diocesi di Orange County e all'arcivescovo di Los Angeles, che avrebbe saputo delle molestie e che avrebbe taciuto, di chiedere scusa pubblicamente a Rian Di Maria, la vittima, e ad altri 4 uomini che hanno denunciato violenze analoghe. Di Maria, oggi un avvocato di 28 anni, durante il processo aveva detto che il prete Michel Harris lo aveva toccato e molestato sessualmente anche un'altra volta nel 1991.
Di Maria ha affermato di aver dovuto combattere con la depressione e di aver pensato al suicidio dopo il fatto. Michael Harris, che era stato preside di due scuole cattoliche prima di essere messo in congedo nel 1994, ha sempre respinto le accuse, ma le autorità ecclesiastiche hanno fatto sapere che ora, dopo che la diocesi ha avallato le accuse contro di lui, il prete sotto accusa, già messo in congedo, ha deciso di chiedere al Vaticano il permesso di lasciare il sacerdozio. Poverino coccolino! Todd Brown, il vescovo di Orange County, in una dichiarazione ha espresso profondo rammarico e ha reso omaggio a cinque uomini per il coraggio dimostrato con la loro denuncia. Nonostante Michael Harris continui a negare ogni addebito, la diocesi di Orange nutre pesanti dubbi sulla sua innocenza, ha detto il vescovo, povero cocco, soprattutto a luce del numero delle persone che lo hanno denunciato e delle accuse che sono praticamente tutte simili ed effettuate in tempi diversi. Questo si chiama l'imitazione di Cristo. L'imitazione di Cristo attraversa tutta la storia della Chiesa cattolica e l'imitazione di Cristo è sempre stata utilizzata dai preti cattolici per stuprare bambini. E non lo dico io. Andatevi nelle università e andatevi a leggere un po' di ricerche storiche se volete vomitare e se siete ancora delle persone. E a tutti i cattolici che difendono il diritto del loro maiale di Dio di stuprare bambini, beh, devono vergognarsi come porci, come vigliacchi e come farabutti. Ricordatevi che questo è contrario alle leggi di questo paese. Pronto? Sì? Salve Claudio, sono per parlare. Ciao! Senta, se dite, vorrei andare un po' su specifico, posso? Certo. Allora, mi sento giusto di cercare di fare una nuova forma di paganesimo, no? Spero che sia basata sulle nostre radici, no? sulla nostra antica religione greca politeista, no? Sì. Quel che mi risulta, questa nostra antica religione, no? Era suddivisa due branche. Da un lato che aveva la religione, diciamo così, della civis, sì, polis, certo, quasi ufficiale, no? Sì. Era presentata dagli dei omerici, la visione ottimistica del mondo, sì, con una serenità di tutti, no, ecco. Mentre da un'altra parte sviluppa un'altra forma di politeismo, più rozzo, più grezzo, sì, legato con radici al culto agrario. Alla superstizione anche a volte. E se devo parlare, forse più profonda, più mistica, ma non nel senso del cristianesimo, cioè non nello slancio emotivo verso la divinità, ma nel senso etimologico della parola, vale sì, dire dal greco. Dal greco che significheria legata ai misteri greci. Sì. Perché in greco mystikos, sì, significa appunto collegato ai misteri greci. Sì. E mi riferisco ai misteri ostici, ai, sì, misteri delle usi e ai misteri, certo, di Romeo. Sì. Romeo, Dionisos, il dio del fremito profondo. Ecco, mi adesso voglio chiedere che la sua raise, diciamo metaforica, sì, simbolica, tocia, voce del verbo attingere, tocia, voce del verbo attingere, sì, cioè attingere più nel politeismo, diciamo, della civis, della polis, o più verso quello dei misteri greci. Ecco, se dà la pazienza di rispondere. Sì, ti rispondo subito. Mi metto giù intanto. Ok, d'accordo. Ciao. Allora, rispondo un attimino all'amico qua. E il discorso è questo. Gli dei della Civis erano una selezione di dei che lo Stato faceva per la città, mentre invece gli altri, cioè sia gli dei legati ai culti agresti, ma anche i più antichi della
territorio italico o anche della Grecia erano molto legati a quelli che erano culti sciamanici, ma nello stesso tempo con radici filosofiche molto forti, tant'è che Esiodo stesso, che io ho letto e ho analizzato, è già diverso da quello che è il paganesimo più recente. Dopodiché esiste anche quelli che sono i culti misterici, cioè i culti di Demetra, i culti di Leusi, i culti di Dioniso, che hanno il loro valore e portano agli uomini i consigli, la forza, la trasformazione che è. Quello che noi stiamo facendo prende tutto questo, prende gli dèi della Civis, prende gli dèi del sciamanesimo antico degli italici, degli etruschi, dei romani, prende gli dèi antichi della Grecia, prende i misteri della Grecia e prende anche i misteri dell'Egitto. Chiaramente non possiamo riprodurre quelle situazioni sociali, non possiamo riprodurre quel sentire il mondo, non possiamo riprodurre quel tipo di vita, ma nemmeno lo vorremmo, perché noi siamo figli del nostro tempo, però quegli dèi sono quelli che ci sorreggono. È chiaro che se io lo chiamo Zeus o lo chiamo Giove, è sempre la stessa divinità che chiamo, al di là del nome che gli do, ma il mio sentire, il mio sentimento è esattamente il sentimento antico. Chiaramente esistono delle cose che non sono più riproducibili oggi, perché il cristianesimo ha spezzato il collegamento, però ciò che io faccio è la cosa più antica, solo che è fatta al giorno d'oggi e va a costruire il futuro. Per cui sono gli dèi antichi che ritornano, ma non ritornano più come erano gli dèi antichi, non arriva più l'Apollo che ammazza quello perché è geloso, che lo ha fregato a suonare lo strumento, ma arriva l'Apollo che dice agli uomini: fate come me, diventate dei nell'Olimpo, e se non vi accolgono come dei, cominciate a tirare la corda dell'arco. Cioè esistono dei principi che riportiamo e dei principi che non possiamo riportare, perché quella società non c'è più, quel modo di essere non c'è più, quell'aspetto divino, diciamo così, è morto, ha abortito. Però noi riproduciamo sia gli dèi antichi di tutti, cioè sia italici che etruschi, che greci, che egiziani, perché riteniamo che i popoli avevano la capacità di percepire il mondo che gli stava attorno, per cui tutti gli dèi si stanno risvegliando perché noi li stiamo chiamando, e veramente è il contrario, sono loro che hanno lavorato un casino per chiamare noi. Pronto? Hanno lavorato per chiamare noi affinché noi ci svegliassimo. È chiaro che Eleusi è stato chiuso, gli Erofanti sono stati massacrati dai cristiani, dai cattolici, sono stati macellati come bestie, e gli Erofanti hanno detto: chiudiamo i riti di Eleusi, chiudiamo i riti di Eleusi. E noi rispettiamo questo, per cui per quel che mi riguarda, anche se io so che alcuni, per esempio in Toscana, seguono ancora i riti eleusini, per me è chiuso quel tempo e quello spazio, non è chiusa la forza di Demetra, non è chiusa la crescita, non è chiusa la trasformazione, la costruzione del futuro, per cui mi alimento da Demetra, mi alimento dalla crescita, ma non riproduco ciò che non posso riprodurre. Pronto? Ancora! Ma vergognati, vigliacco! Cazzo! Ma questo qua neanche le denunce non basta più! Puto stuprare bambina, questo sei disposto a fare! Ma Dio cane! Ancora! Pronto? Ancora! Allora, ritornando un attimino a sto punto, 11 miliardi allo stuprato dal prete, no? Pronto? Ancora! Se volete ve lo metto anche in linea, questo è un povero pazzo che deve difendere il diritto dei cattolici a stuprare bambini. Siamo veramente alla follia più pura, alla follia più pura. Cioè, chiedere a uno di accettare il diritto di stuprare. Pronto? Sì? Buonasera. Buonasera. Sono Giovanni. Dica. Se ti portassi meglio te saresti più cieto. Ma col tuo comportamento... Sì. Te puoi capitare anche del pedo. Ok, ciao. Ciao. Siamo alla follia più pura. Cioè chiedere a un apprendista stregone, a un pagano,
l'autorizzazione rivendicare di stuprare bambini. Cioè, veramente, cioè, oh, qua siamo alla demenza assoluta, eh. Non c'è altro da dire. Pronto? Ancora. Vabbè, fevi altri. Se mi facesse così, con voi tira, con quel lurido maiale o tira, quel porco di nonnes, o coceo, o comatiazzo, con tutta sta gente. Questo è terrorismo, si chiama. Questo è terrorismo. Un vigliacco farabutto che chiede al sottoscritto il diritto ai cattolici di stuprare bambini. Siamo fuori di testa. Veramente. Non c'è nessuna dignità a livello sociale, a livello umano. Siamo veramente fuori da demenza senile. Va bene. Questo è quanto. Passiamo a un altro tipo di notizia, allora. Andiamo a un'altra tipologia di notizie che riprendiamo da dove avevamo lasciato prima, no? Oh, sacerdote arrestato in Vietnam. Paladino della libertà di culto, che tradotto, paladino a trafficare in schiavi, paladino a stuprare bambini, paladino a costringere bambini in ginocchio. È stato arrestato. Vabbè. Dal 13/5/2001, il Gazzettino, i talebani bruciano gli strumenti musicali. Ma lo fece anche il cristianesimo all'inizio, no? Proibì i giochi olimpici, distrusse il tempio di Hera, distrusse tutti quanti i teatri, distrusse tutto. Non cambia assolutamente niente. Cattolici è la stessa cosa. Pronto? Elfi, maghi e draghetti invadono la Croisette per il Signore degli Anelli. Il Signore degli Anelli è diventato un grosso film. Hobbit, elfi, maghi, orchetti e fate invadono la Croisette. Ve li vedete se fosse fatto con le immagini cristiane? La Madonna, gli angioletti. Sapete che divertimento? Beh, abbiamo sempre le nostre notizie di Milingo che tratteremo un po' meglio quando lo faremo. Pronto? Ancora! Marco, oh, vergognati! 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 L'effetto placebo non esiste. I malati guariscono da soli. 26/05/2001. La ricerca pubblicata di recente sul New England Journal of Medicine ha colto da stupore e scetticismo. Finora si pensava che i finti medicinali avessero potere di guarigione su un terzo dei pazienti trattati. Cosa significa questo? Significa che l'effetto placebo in realtà non esiste. Esiste un effetto di autoguarigione e di induzione della guarigione da parte del malato all'interno di se stesso. Come abbiamo visto che esistono le malattie psicosomatiche, cioè la capacità di somatizzare sul corpo quelle che sono delle malattie dovute a delle strutture psichiche, ebbene, esiste anche la possibilità attraverso stati psichici di migliorare o di sistemare quelle che sono patologie del corpo. Cioè esiste anche il contrario in pratica. E la ricerca sull'effetto placebo, che è pubblicata dalla Repubblica del 26 maggio 2001, non fa altro che confermare questo, cioè confermare che se l'uomo è sano, sa guardare il mondo, sa affrontare la vita, sa prendersi nelle proprie mani la responsabilità della sua vita, sa affrontare le cose, sa chiamare le cose col loro vero nome, bene, se l'uomo è così riesce anche a sistemare una parte dei suoi problemi fisici e dei suoi problemi psichici. Bene, allora, pronto? Ciao! Io sono Cesarino. Dimmi! Senti, scusa, ma questi che disturba? È sempre alias Luigi di Treviso, già denunciato e già diffidato, purtroppo. Ascolta, ma questi che disturba, perché non cambia radio se non ve come? Perché loro vivono per distruggere e offendere le persone. No, perché mi dico, ognuno è libero di pensare come che vuole, anche di bestemmiare. Perché ti te gava a impedirmi a me se mi voglio bestemmiare, per dire, no? Ecco, e ora dico, perché imbatte sempre là
e batte il continuo. Perché vogliono che noi gli riconosciamo a loro il diritto di stuprare bambini, spacciare eroina e trafficare in schiavi. Questo vogliono fare. Cioè, io non sopporto questo. Lo so, figurati. Perché mi ricordo anche a San Luigi, che qui a Del Mai, che era sì, 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 no, l'hanno denunciato, sì, l'hanno denunciato. E resta a minacciare, resta perché parlava sì, ma... del Vaticano. Ma questi qua cosa si chi vuole? Vogliono avere. Usare le donne un'altra sì, volta. Esatto, stuprare bambini, spacciare eroina e trafficare in schiavi. Mi si vergogna, mi dico, ognuno si è libero di dire, anche se bestemmiare, mi se sì. Me sento di bestemmiare, chi non se mi vado a impedire. Ciao Claudio. Ciao bella, ciao. Ciao. In effetti ha ragione, la bestemmia non è più un reato se non è fatta rispetto a un dio, per cui al limite si possono bestemmiare gli dei pagani, ma noi, i cristiani, il loro dio non ha neanche un nome, per cui che cazzo bestemmi. Allora, l'uomo dalle cinque mogli rischia il carcere. Processo negli USA al mormone poligamo, padre di 25 figli. Pronto? Pronto? Pronto, mi scusi, grazie. Dimmi. A questo punto mi ha che fare una replica. Sì. Canaglie che vi rinnegate la religione dei nostri padri. Altri siamo greci e romani di origine. Qua a Padova che sia tomba di Antenore, non che sia tomba di Abramo, di Isacco, e di fatto colonizzare il cervello dalla Bibbia, dal pensiero ebraico cristiano. E gli ha detto a Claudio di comportarsi meglio, e voi altri, come se che ne comportate voi altri che siete traditori, che vi tradio la nostra antica cultura, i nostri antichi costumi, le nostre antiche radici. Cosa mi dice Omero, Esiodo, Calete, Anassimandro, Socrate, Platone, Aristotele, si vedete ancora il mondo, e arriva in Dio il pensiero ebraico, regno un Paolo di Tarso a portarne la verità. Ma qual è la verità? La verità che ricerca giorno per giorno, non vede nessuno che dà la verità in tasca. Traditori, e vieni qua a rompere i cannoni, a dirmi hanno altri che dovremmo vergognarsi, hanno altri che siamo degli andati in cerca delle nostre raide, della nostra cultura. Basta. Canaglie. Basta. Vergognati altri. Canaglie. Glielo dirò un cammino, ti preoccupare. Ma vengono altri, noi siamo cristiani. E quando hanno potenza siamo capaci di tirare la sera, che hanno altri stessi il ruggente aria sbagliardo massacratore, e la lotta fluente, senza misura, sarà il compagno del ruggente aria sbagliardo massacratore, come che diceva il nostro padre, Omero, ed è alla base della coscienza degli altri uomini occidentali. Della luce del partito della nostra coscienza, che dobbiamo cominciare a porre delle domande. Chi siamo? Da dove siamo? E da dove andiamo? Va bene. Non occorre che abbia un paio. Basta. Un paio di mesi a portare la verità. Tranquillo. Scusami, Claudio. No, grazie. Grazie. Vi ringrazio sempre questo personaggio e il suo amore per la grecità e il suo amore per i testi antichi. E la sua capacità anche di sentirli e di interiorizzarli, e abbiamo messo anche parecchio per riuscire a capire questo personaggio e la forza che ha dentro Dio, E un'altra roba, mi vuole dire una roba a sto personaggio qua. Guarda che ogni volta che ti parli qua per radio, per telefono, anche se alcuni pagani che viene le pelle d'oche, perché sembra che dite che risvegli qualcosa dentro, Per cui pronto. Pronto? Allora, vediamo un attimino. Pronto? Sì? Sì, salve, mi chiamo Massimo, chiamo da Marghera. Dimmi. Ascolta, ho sentito l'argomento, volevo fare una domanda, diciamo sempre riguardo alla religione, però è un po' fuori insomma dal tema, se posso farla. Sì, beh, tu falla, dai.
Ascolta, il discorso che ho sentito dalla signora, io sono libera di bestemmiare, anche a me penso la stessa roba, perché se sono un attimo ben nervoso, tiro su qualche saracco, io penso di essere libero di bestemmiare, perché se mi bestemmio, cioè non sai che qualcuno abbia una gamba del manco, insomma, faccia del male a qualcuno. Ecco, ma se è vero che la legge ti punisce se... Stendo un attimo, allora, la signora, con la sua affermazione, non è che volesse dire esattamente quella cosa, lei ha estremizzato, no? Un concetto che lei aveva in testa. Cioè, e aveva usato il termine se mi vuoi bestemmiare per dire delle cose, no, estreme, dice, se mi vuoi dire delle robe estreme ti devi lasciarmi a dire delle robe estreme, ha usato il termine se mi vuoi bestemmiare mi lasci bestemmiare. Esattamente, guarda, sono perfettamente d'accordo. La Chiesa, per quanto riguarda la legge, c'è stata una modifica portata dalla Corte Costituzionale che ne ha eliminato quello che è il reato, cioè parte del reato. Prima però c'era stata una sentenza della Cassazione che diceva praticamente che tu per bestemmiare, cioè per bestemmia si intende l'offesa gratuita e intenzionale fatta al Dio, ma questo valeva per tutte le religioni. Ho capito. Credo adesso mi do la sentenza qua della Corte Costituzionale sotto mano, credo che per la Corte Costituzionale abbia detto, siccome mi non ho possibilità propositive ma solo di cancellare, credo che ne abbia cancellato l'articolo, però mi sembra che in questo momento io sto facendo confusione. Cioè sto facendo confusione il fatto che la Corte Costituzionale la elimina il fatto della religione di offesa alla religione di Stato. Questo è stato eliminato, mentre invece il reato di bestemmia intanto è stato depenalizzato inizialmente da una legge dello Stato che è diventato solo con una piccola multa al limite e dopo è stato eliminato anche come reato in se stesso. Ho capito. Per cui è stato depenalizzato sicuramente, ma credo che neanche esista più, perché c'era il problema che magari se tu mi cominci a offendermi, Giove, Diana è un reato, se tu dici dai del porco al Dio dei cristiani, no? Cioè porco Dio, non è reato perché Dio diventa un nome generico. Ho capito. Cioè, c'è tutta una serie di piccole cose, capisci? Però, ho capito. Scusa, mi dico una cosa, per quello che fa la legge, quello che fa lo Stato è una vera e propria pazzia, perché insomma, dico una roba, come dice la signora, sono da estremizzare un concetto, sono libero ad estremizzarlo, insomma, a un certo punto mi sfogo, mi manderò un mille ferito, ma non faccio male a nessuno. Sì. Cosa se metti in legge, di mezzo a legge? Ma sono dei vecchi retaggi storici, tu pensi che per una roba del genere una volta si andava in galera, capisci? Cioè, sì, è stato... mi ricordo anche mio papà, per esempio, è stato richiamato anche dai carabinieri, perché da buon toscano aveva visto le bestemmiate. Certo. Sì, sì, cioè, erano imprecazioni, non erano vere e proprie bestemmie, cioè non gli fregava niente in realtà di Dio, cioè mentre se lo faccio io lo faccio con cognizione di causa, per cui i miei non sono neanche insulti, sono affermazioni documentate fatte con molta passione, per cui anche se io dico che il Dio dei cristiani è il macellaio di Sodoma e Gomorra, siccome questo è documentato non è neanche una bestemmia o un'offesa, mentre invece quando lo facevo uno scaricatore una volta, no? Cioè tipo persone, insomma, anche del gente che tirava i loro porchi, era semplicemente un modo per imprecare e basta, non era neanche... Claudio, mi grazie a me perché sono qua del servizio. Grazie, auguri, ciao, grazie. Grazie. Più tardi se posso... No, adesso vado via, chiudo la trasmissione, sei l'ultimo. Va bene. Grazie. Ciao Claudio, ciao. Grazie. Sì, no, in effetti il reato di bestemmia adesso è che mi ha preso un po' la sprovvista, non ho preso più il telefonato, ho chiuso qua, mi ha preso un po' la sprovvista, ma il reato di bestemmia credo sia stato depenalizzato per legge e dopo è stato credo tolto del tutto, insomma, a meno che non esista delle caratteristiche un po' particolari. Bon, io chiudo la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Andiamo, pronto? Grazie. Ciao. Ascolta, quello che aveva detto, anche l'ultimo signor, quello che aveva telefonato prima, veramente dentro di noi altri seguiamo del paganesimo, perché il cristianesimo in Eoga importa. Sì. Capito? Quindi, è stato sovrapposto. Esatto. Sovrapposto come inganno e imbroglio. Però sì. Dentro di noi altri sentiamo essere ancora pagani. Però, sì. Ma tanta gente, sai quando la gente sente delle corde vibrare quando parlo? Sì. Più di qualcuno sì. Infatti è per questo che mi odiano. Ciao, buona giornata. Ciao.
Bene, chiudo qui la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo e io vi do appuntamento per giovedì prossimo. E intanto metterò su un po' di effetti pubblicitari, resterò qua qui qualche minuto per comunque prima di partire.